Cari amici di Termini, siamo quest'oggi all'interno del porto turistico di Termini Imerese, lo Yachting Club, con l'assessore Licia Fullone. Buonasera. Buonasera. E allora, perché siamo qui? Perché c'è questa struttura che vedete alle nostre spalle, sulle nostre teste, e siamo circondati da queste quattro strutture, queste quattro casette di legno che serviranno a che cosa? Allora, serviranno ad una raccolta del pescato, però vorrei spiegare meglio, certo, il motivo per cui siamo qui. Stato... Allora, nel 2015 il GAC, Gruppo Azione Costiera del Golfo di Termini Imerese, che comprende paesi che vanno da Bagheria a Pollina, ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Siciliana, al Dipartimento della Pesca, per l'installazione di queste casette, che sono state installate sul nostro, ci troviamo noi al Molo Aldisio, esattamente, sono state installate a Termini Imerese a gennaio 2016. Da quel momento sarebbe dovuto partire nel più breve tempo possibile un bando per l'affidamento in concessione di queste strutture al fine di realizzare un centro di raccolta del pescato, del pesce appena pescato, quindi non del pesce lavorato, ma del pesce venduto per intenderci con l'interiora, quindi non eviscerato, non trattato. Purtroppo sappiamo, per le note vicende che hanno interessato il nostro comune, quindi l'amministrazione che allora era in carica è stata sciolta, poi siamo stati commissariati e quindi purtroppo nessuno si è preso la briga, l'interesse di pubblicare questo bando. La nuova amministrazione, presieduta dal sindaco Francesco Giunta, ha ricevuto delle note da parte del Dipartimento della Pesca, quindi Dipartimento regionale, il quale ci ha comunicato che se non provvedevamo subito ad attivare il centro del pescato, dovevamo restituire non solo le strutture, ma anche il finanziamento, che ammonta a circa 120.000 euro. Quindi, per scongiurare che ciò accadesse, anche perché noi crediamo che questo centro di raccolta del pescato possa avere effettivamente un futuro, la Giunta proprio mercoledì scorso ha approvato la bozza di bando che sarà pubblicata la prossima settimana, il bando per dare in concessione la struttura. Non si tratta solo di queste quattro casette vuote, al momento sono vuote perché devo dire gli uffici sono stati molto intelligenti, perché le hanno di tutto l'arredo e il corredo per evitare che venisse rubato, e infatti pochi giorni fa è stato proprio oggetto di atti vandalici, hanno divelto le porte, sicuramente i cittadini hanno visto le fotografie che sono state pubblicate su Facebook, e poi noi abbiamo provveduto a fare di nuovo chiudere e a mettere lucchetti. Oltre alla struttura esterna ci sono anche in dotazione celle frigorifere, banconi refrigeranti, tavoli, sedie, suppellettili vari, condizionatori d'aria, il sistema di telecamere di sicurezza, videosorveglianza col videoregistratore, i fari per l'illuminazione esterna, quindi sono dotazioni anche di un certo valore economico. Quello, il finanziamento è servito all'arredo di... Sì, il finanziamento ha coperto tutte le spese, quindi sia per le case che per il corredo, le attrezzature, le bilance industriali, tutti gli espositori, più quello che vedete qui, la tensostruttura per la vendita all'esterno, quindi tutto quello che è necessario per allestire un centro del pescato. Questo bando già è partito? Oh no. In giunta abbiamo approvato la bozza di bando che gli uffici pubblicheranno la prossima settimana. Vorrei spiegare anche un po' a chi è rivolto. Certo, sì. Diciamo che per fare il bando ci siamo dovuti attenere a quanto era previsto dal decreto di finanziamento, perché deve essere coerente. Quindi il bando è rivolto a chi esercita la pesca in maniera professionale, quindi a coloro che sono iscritti nel registro gente del mare, sia come persone fisiche sia come cooperative, associazioni, che hanno la loro attività principale a Termini Imerese, quindi rivolto ai nostri pescatori. E una cosa importante da dire è che chi otterrà in concessione il bene non dovrà pagare nessun canone di locazione, semplicemente un canone ricognitorio che ammonta a circa 500 euro l'anno, che serve per coprire le spese per il demanio, perché qui ci troviamo in area demaniale, quindi dobbiamo pagare diritti al demanio. È solo questo, e poi dovranno provvedere a loro spese all'allacciamento dell'acqua e della luce che utilizzano. Quindi le spese, chiaramente... Le spese vive.
proprie spese vive. Però per il resto non è previsto nessun canone, proprio perché il comune si sta semplicemente adoperando per fare sì che parta finalmente questa iniziativa, sperando di trovare ovviamente persone interessate. Quindi i pescatori non dovranno più andare al mercato ittico di altri posti, ma potranno venire a vendere, a portare i loro pesci in questo centro del pescato e quindi venderlo con i metodi, insomma, non so, come funzionerà, questo lo saprò. Sicuramente si tratta, come tentavo di spiegare poco fa, della vendita del pesce appena pescato, quindi non prodotti trattati, conserve, per i primi 5 anni, perché comunque siamo tenuti a rispettare. Nemmeno pesce che arriva da lontano, soltanto no, pesce locale. Sì, pescato con le barche che principalmente operano nel golfo di Termini. No, lo specifico questo perché molto spesso al mercato ittico si trovano anche pesci che vengono da molto lontano, che arrivano con le celle frigorifere. No, questo non l'obiettivo è ovviamente è quello di rilanciare la nostra pesca del nostro territorio. Casette come queste se ne possono vedere negli altri comuni che si trovano sul golfo di Termini, per esempio a Trabia, per esempio a Cefalù. Non so che fortuna abbiano avuto. Noi speriamo di inaugurare presto il nostro centro del pescato. Noi ci auguriamo che abbia successo questa ennesima iniziativa, anche perché è un'iniziativa che tende appunto a valorizzare il pescato locale, che vuole venderlo ai termitani o comunque ai paesi limitrofi, ai paesi che ci sono qui nelle Madonie, nel centro sicuramente e nell'interno. Bene, assessore, noi ci rivediamo comunque lunedì sera per parlare anche di altre, perché tu hai tantissimi assessorati, tantissime deleghe e tantissimi incarichi importanti. Allora di altro ancora parleremo. Comunque innanzitutto complimenti all'amministrazione che è riuscita a salvare questo finanziamento ed è riuscita a realizzare qualcosa che speriamo e ci auguriamo venga gestito. Ci auguriamo che appunto partecipino al bando coloro che hanno i requisiti. Il comune è a disposizione per facilitare, diciamo, l'accesso a queste strutture e per dare veramente un segno, almeno in questo settore. Il settore della pesca per noi è uno dei settori storicamente più importanti, forse negli ultimi anni ha sofferto parecchio, questo potrebbe essere un segnale positivo. Oltretutto siamo a 2 passi dalla famosa via Verdura e perché no, può darsi che si possa rinascere un nuovo mercato in via Verdura che è a 2 passi da qui, quindi si compra il pesce freschissimo che arriverà e verrà venduto anche nelle zone proprio nella nostra via Verdura. Noi ce l'auguriamo che rinasca anche questa capacità di poter offrire un prodotto nostrano e fresco al pubblico, ai cittadini. Grazie assessore. Prego.